La vita di una regione raccontata in bianco e nero. Dal 16 gennaio all'11 marzo 2014 nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris sono esposte un centinaio di fotografie provenienti dall'archivio storico del Consiglio regionale, raccolte nella mostra Memoria in bianco e nero, il Piemonte com'era quando nacque la regione. Si tratta di uno spaccato della società piemontese negli anni tra il 70 e l'80 del secolo scorso, quando prese avvio l'attività della regione Piemonte. Nell'incontro è stato presentato il secondo filmato della serie Piemonte Memoria, dedicato a interviste di protagonisti della prima legislatura regionale 1970-1975. Quali sono i volti raccontati nella mostra? Allora, questa mostra racconta i volti degli immigrati che venivano dal sud negli anni 60 e soprattutto negli anni 70, sono i volti degli operai che protestano, sono i volti dei contadini delle campagne povere che lasciano il loro fondo agricolo e vengono a lavorare nelle industrie di Torino, sono i volti degli operai che lavorano all'Olivetti, dove si sta progettando il primo personal computer che compete addirittura con i computer della Apple di Cupertino in America. Com'era fare il fotografo nel Piemonte degli anni 70? Nel Piemonte degli anni 70 fare il fotografo era sostanzialmente lavorare poco, essere pagati poco, quindi praticamente come oggi, ma avere un po' di entusiasmo in più. C'era uno stimolo per una società che in rapida trasformazione si trasformava nei trasporti, nella sanità, nel pubblico, nell'agricoltura, nella scuola. Quindi noi cercavamo di documentare queste realtà, di farlo al meglio con i mezzi che avevamo.